Se insiste, allora passiamo alle maniere forti. Noi però non ci sporchiamo le mani. C'è chi lo fa al posto nostro. La facciamo picchiare per spaventarla un po'. E se non cede, allora ordiniamo di andare avanti finché non l'ammazzano di botte. Non si cammina! Lo giuro, io non so nulla. E questi cosa sono? Bugiarda, gli hai rubati tu i soldi a quella povera donna. Sei una ladra. Grazie. Ce l'abbiamo fatta arrivare da voi. Eh? A 16 anni mia moglie. Ce l'ho fatta. Un bacio a mia madre, non mi sono avvolta. Fatti un po' vedere. Nella città con le sue. Cosa sai fare, Rose? Quello che vuoi tu, lei non ha problemi. Ti piacerebbe andare a lavorare all'estero? Libera Amina da tutte le catene e purificala da ogni malattia. Tutte le altre ragazze c'è un brutto segno, forse ha preso una macchina di un cliente ballodo, magari li picchia, li ruba i soldi e poi un po' troppo questa ragazza non è più tornata. Non è più tornata, ha trovato il suo cadavere poco tempo dopo. Poco movimento qui. Se vuoi ti porto in un posto e ti faccio conoscere dei miei amici. Perché vuoi farmeli conoscere? Sono persone importanti, fanno affari con l'Italia. Cercano. Due bidoni, uno di 230 persone dalla Libia ed uno da 305 persone dall'Egitto. Sono entrati a Lampedusa? Sono entrati. Ci sono anche le nostre ragazze. Alcune ore dopo invece sono arrivate due jeep. Era la polizia libica. Ci hanno arrestate e rinchiuse nella prigione di Kufra. Io e Rose eravamo nella stessa cella, ci violentavano tutti i giorni, anche in gruppo, come tutte le altre donne detenute. Tu vuoi partire? Sì. Andare nella terra dell'uomo bianco? Sì. It's a long, long night, it's a long, long time.